Ciao, bentornati sul canale dell'addestramento del cavallo sportivo. Oggi, come preannunciato, parliamo di cavalli paurosi, cioè che si spaventano facilmente, che un po' guardinghi così, che hanno sempre un occhio verso quello che accade attorno. Come comportarsi? Allora, ci sono chiaramente diversi casi, diversi caratteri, diversi atteggiamenti, quindi magari non vale una cosa per tutti, ma in generale abbastanza sì, nel senso come comportarsi è abbastanza simile. Poi magari qualche cavallo è un po' più sensibile, bisogna andarci un po' più piano, qualcuno si può essere un po' più decisi nelle azioni, nelle reazioni, ma in generale valgono un po' le stesse cose. Mi è capitato soprattutto di recente di montare proprio cavalli giovani, abbastanza giovani, con già una certa esperienza, cioè sia a casa, vabbè, hanno visto 100.000 volte le cose che ci sono in campo, fiori, ostacoli, cose un po' che potrebbero essere inquietanti per un cavallo che non ha mai visto questi oggetti, ma insomma loro li conoscono bene. Sono anche già usciti diverse volte in gara, quindi non sono del tutto nuovi quando si tratta appunto di affrontare oggetti, suoni o cose varie. Ecco, poi alcuni hanno paura più di certi oggetti, di colori, di forme, di qualcosa, altri hanno paura più di suoni, cose che si spostano, e quindi dipende anche lì. Ci sono cavalli che per esempio non hanno paura di nulla quando glielo metti davanti, sotto, in fianco, eccetera, se sono fermi, ma nel momento in cui uno si muove in fianco al campo saltano per aria. In linea di massima, quello che vale in generale è riuscire a conoscere meglio possibile il cavallo prima di montarlo. Cioè, se è già un cavallo vostro che sapete già come è fatto, come reagisce, tutto bene. Se no, se è la prima volta che vi capita di salire su un cavallo e vi dicono che il cavallo è un po', cioè bisogna stare attenti perché si spaventa delle cose, allora bisogna informarsi molto bene, cercare di avere più informazioni possibili. E idealmente farlo montare prima di salire. Questo vale sempre per cavalli nuovi che dovete montare per la prima volta. Fateli montare da qualcuno davanti a voi prima, in maniera che vi fate veramente un'idea realistica di quello che è la situazione. Perché le persone sono brave a raccontarvi storie, ma dopo la realtà spesso non coincide esattamente con quello che era stato detto. Quindi farsi un'idea di com'è il cavallo anche da terra. Quindi se avete possibilità, modo di lavorarlo da terra anche alla longia, qualcosa, prepararlo, di stargli vicino, di capire proprio che tipo è, cioè come si comporta con la persona, che tipo di rispetto ha verso la persona, se rispetta un po' il vostro spazio o se è del tutto irrispettoso e vi porta via, quanto distratto è dall'ambiente attorno, quanto bene riuscite di nuovo a farlo concentrare su di voi, eccetera. Se riuscite a stabilire poi un buon rapporto da terra, idealmente lavorandoci proprio un pochettino alla longia o in libertà, quello che è, allora lì siete avvantaggiati perché riuscite già a stabilire una certa connessione con lui, e allora poi dopo in sella certe cose vi saranno utili. Cioè, se abituate il cavallo alla vostra voce, per esempio, ai comandi vocali da terra, dopo in sella sono molto d'aiuto, soprattutto all'inizio. La voce può essere molto calmante. Così come la carezza, allora se siete alla longia ovviamente no, ma quando lo portate poi da voi, se ha fatto il bravo, una carezzina, il contatto fisico, anche quello calma. Se il cavallo non è abituato a tutte queste cose proprio, zero, conosce solo il cavaliere in sella, è un problema. Soprattutto con i puledri, cioè vi facilitate un sacco la vita se sono abituati alla voce calmante, al rinforzo positivo, sempre con la voce. Ho una carezzina. Mi è capitato sempre di recente salire in sella di un cavallo giovane domato da poco. Quando l'ho toccato per fargli una carezza poco dopo che ero salita, per comunque trasmettergli un po' subito di pace e serenità, questa è saltata per aria perché non si aspettava la mano dall'alto, cioè non era abituato al contatto, alla carezza. Allora lì diventa un problema perché non posso usare certe cose che mi faciliterebbero molto le cose. Allora abituiamola prima da terra e poi su. Il contatto deve assolutamente essere accettato sul collo, soprattutto della mano. Ma aiuta moltissimo perché dopo, in ogni momento critico o dopo un momento critico, quando il cavallo di nuovo vi dà dei segnali positivi e accetta di nuovo le cose, rinforzo positivo. Rafforza moltissimo
il legame cavaliere-cavallo. Cioè, ogni volta che questo accade, azione, reazione positiva o comportamento buono, rinforzo positivo, ogni volta si rinforza il legame. Volta per volta diventa sempre più forte. Quindi andando avanti nel tempo, vedrete che il cavallo sa che quando c'è qualcosa dove lui magari ha un po' di timore, voi siete comunque decisi, si passa da lì, eccetera, dopo arriva il rinforzo positivo, non c'è bisogno di allarmarsi. Con il tempo diventa una sorta di, cioè lui si aspetta già che sarà un'esperienza positiva, perché vi conosce e sa che di voi si può fidare perché non capita mai nulla di male quando accadono le cose. Quindi non arrabbiarsi, fondamentale. Arrabbiarsi è punire il cavallo perché si spaventa di qualcosa. Anche qualsiasi sia la sua reazione, cioè che salta per aria, che si impenna di solito no, quando si spaventano, è più la fuga. Fugge via, fa qualche sgroppettata finché fugge, cose così, indifferente, non dovete arrabbiarvi perché il cavallo la punizione, così come la intendiamo noi, non la comprende, cioè per lui non ha senso la punizione. Nel branco i cavalli non si puniscono a vicenda per una cosa avvenuta prima, quindi rimanere neutri, adesso vi spiego anche come rimanere su, possibilmente, cioè come riuscire a stare un po' in sicurezza in sella quando c'è una situazione critica dove potrebbe saltare da un momento all'altro. È quando sentite, no, che si carica la tensione ed è lì lì pronto per scattare. Allora c'è un assetto di sicurezza che si può assumere. Ecco, però poi dopo rimanete neutri, cioè succede quello che succede, vi aggrappate lì, state su, appena finito il momento, perché di solito sono scatti, attimi, rimanete insieme al cavallo. Finito il momento, richiamato il cavallo, iniziato di nuovo a lavorare, poi dopo, appena scende un po' la tensione, rinforzo positivo. Ovviamente non nel momento in cui lui fa quello che fa, perché sennò è come dire bravo, si fa così. No. Aspettare un attimo che la situazione si calmi, poi però rinforzo positivo. Anche prima di arrivare a un punto critico potete già usare il rinforzo positivo in anticipo, cioè anticipando, sperando così di evitare del tutto il problema. La voce, per esempio, se io mi avvicino, so che quell'angolo lì è un po' critico. Una cosa che posso fare è passare via il pericolo, un po' in versione spalla in dentro, cioè se lì ho un angolo brutto, io arrivo e porto la spalla un po' verso l'interno, cioè non proprio la testa del cavallo verso la cosa di cui ha paura, non subito almeno. Poi dopo, con il tempo, posso sempre di più avvicinarmi, anche non pretendete subito di passarci proprio sopra o in fianco. All'inizio va bene un po' lontanini, poi piano piano, giro per giro ci si avvicina. All'inizio si passa sempre al passo il cavallo ha tempo di reagire e metabolizzare le vostre azioni. Voi avete molto più tempo di pensare le cose, di fare le cose fatte bene. Quindi all'inizio sempre al passo. Quando le cose al passo funzionano, si passa al trotto e così via. Mai passare subito, se sapete già ovviamente, vicino a qualcosa di spaventoso, al trotto o al galoppo, se no è complicarsi la vita. Poi, appunto, poi non dimenticare di premiare, perché il rinforzo positivo non è ovvio, cioè non dobbiamo dare per scontato che a un certo punto lui deve passare da là. No, per lui quella cosa lì è importante in questo momento. Quindi poi il passaggio fatto bene va premiato, anche se è lontano, anche se è in versione spalla in dentro. Assetto di sicurezza. Gambe un pochettino più puntate sulla staffa, quasi il piede va quasi un pochettino più avanti. Questo è un assetto che assumono i cavalieri in campagna quando saltano, fanno ostacoli grossi, soprattutto in discesa in acqua. È questo assetto un po' da cross con le gambe un pochettino più avanti, la parte sotto un pochettino più avanti. Come di solito, diciamo, non va bene, nel senso che non è del tutto in equilibrio, per un lavoro in piano, per esempio, non è l'ideale. Ma in quel caso lì sì, può essere utile anche in passeggiata fuori a volte, quando ci sono momenti critici, si puntano un po' di più la parte sotto della gamba, proprio nella parte dove il cavallo diventa un po' più sottile, davanti alla pancia quasi, sopra e sotto pancia. Lì si incastrano proprio i polpacci, i piedi e i piedi ben puntati giù verso terra, il tallone. In quel modo lì la gamba è fissa addosso al cavallo. Mentre invece per quanto riguarda il bacino, la parte superiore del corpo, quella deve restare sciolta. Questo è anche difficile perché spesso noi il cavallo si irrigidisce, noi ci irrigidiamo, diventa un casino perché lui fa lo scarto, noi vogliamo giù. Perché rigidi andiamo contro il suo movimento, inevitabilmente. Se invece riusciamo ad agganciarci con la parte sotto, ma restare sciolti sopra, anche se lui è teso, anche se so che sta per scattare,
Nel momento in cui lui scarta, io lo seguo come un albero al vento. Cioè, il mio movimento non è contro il suo, ma vado insieme a lui. Come? Non so come spiegarlo meglio di così. Però, restando sciolti, con una leggera tensione del tronco, cioè dei muscoli del tronco, addominali soprattutto. Ok, quello certo, perché sennò anche lì, cioè, andiamo troppo in giro, un po' di tensione, ma pensando comunque a restare morbidi, soprattutto a livello del bacino, in maniera da riuscire a seguire un eventuale scarto. Dobbiamo pensare, questo è fondamentale, quando siamo in una situazione di pericolo, cioè di ansia, tensioni di qualche tipo, bisogna pensare di risolvere le cose insieme al cavallo. Non pensare, oddio, il cavallo adesso fa un disastro e l'unica cosa che può succedere è che io casco giù. Perché se pensiamo così, molto probabilmente è quello che accadrà, ci irrigidiamo e succede quello che ho appena detto, cioè che andiamo contro il cavallo. Invece dobbiamo risolvere la cosa insieme a lui, qualsiasi cosa succeda. Se noi ragioniamo in questo senso, possiamo fare la fuga insieme a lui, possiamo fare lo scarto insieme a lui, possiamo stare su quando lui sgroppa un attimo. Subito dopo poi lo richiamiamo e lo impegniamo di più, questo lo vediamo adesso. Ma nel momento del panico, del movimento strano che lui fa, per un rumore che ha sentito, per qualcosa, dobbiamo tac, stare agganciati sotto e sopra stare insieme a lui. Cioè seguire possibilmente il suo movimento. Possiamo agganciarci alla criniera, volendo, se ne ha. Comunque stare con le mani vicine al garrese, vicine al collo, perché più le mani sono lontane in giro, più noi andiamo fuori equilibrio. Più siamo vicini al suo baricentro, con tutto il nostro corpo vicino al suo baricentro, che è sotto al garrese. Quindi attaccati al cavallo, insieme a lui. Fuggiamo, scartiamo, saltiamo, facciamo quello che è. Se ragioniamo che in teoria basta stare attaccati a lui, andiamo insieme a lui, succede quello che succede e poi appena finisce l'attimo di panico lo richiamo un secondo e ricominciamo a lavorare, diventa molto più facile, perché il cavallo, a parte rari casi, non vuole disfarsi di voi in quel momento. Questo è importante capire, cioè il cavallo non si sta mettendo contro di noi in quel momento lì, ha le sue cose in testa. Noi siamo sopra e quindi subiamo un po' le sue cose, ma non sta cercando di toglierci dalla schiena, perché un cavallo che vuole togliervi dalla schiena ce la fa, quindi non è questo il caso, ok? Quindi non pensate, oddio, questo adesso mi vuole buttare giù, semplicemente state insieme a lui. Ultima cosa, la più importante, appena passato l'attimo di scarto, quello che è, rimettete in ordine tutto subito. Rimanete sempre agganciati bene con le gambe per far sentire al cavallo che ehi, ci sono anch'io qua, sei matto? Cioè, starei comandando io in teoria. Stiamo facendo qualcosa, stiamo lavorando, devi stare con me, ci sono. Quindi fatevi sentire, gamba vicina, mano mai contro, sennò diventa di nuovo una punizione che il cavallo non capisce. Ma vicina, vicina al garrese, ma anche contatto con la bocca, cioè sentitela la bocca, agganciati, e quello che dovete fare è impegnare il cavallo di più, cioè le vostre mezze fermate, i vostri interventi con gamba, mano, assetto, peso nella sella, deve essere più deciso, più chiaro e arrivare più volte e prima. La vostra mezza fermata deve essere sempre più interessante di quello che succede attorno. Quindi se lì c'è un cavallo in fianco sul paddock libero che corre, voi quando passate da lì, un pochettino spalla in dentro, via la testa dal cavallo e impegno. Tac, ti chiedo qualcosa, si avanza un pochettino, ti richiamo un pochettino meno e di nuovo un pochettino più in avanti e un circolo un po' più stretto e poi di nuovo un po' più in avanti. Cioè continue richieste del cavallo, non ha neanche il tempo di immaginarsi cose o pensare a cose. Lavorare un po' più sullo stretto, anche questo aiuta. Se avete degli ostacoli in mezzo al campo, l'ideale è fare delle serpentine proprio in mezzo agli ostacoli, usateli come riferimento. Se avete un riferimento diventa più facile impegnare, tenere concentrato il cavallo. Un passaggio sui cavalletti o su barriere è ottimo anche. Tutte cose dove il cavallo lo impegnate di più. Questo con il tempo diventa, io faccio l'asino, faccio casino, significa che dobbiamo lavorare di più, quindi non mi conviene. Perché il cavallo è risparmiatore di energia, per natura. Quindi dovete un po' invertire la cosa e in questo modo il cavallo dirà ok, non mi conviene, conviene che sto tranquillo subito, o
se non è possibile perché il cavallo è proprio, c'era proprio fisso, cioè ogni volta che lo si prende lui di nuovo fa questi estri qua, ci sono questi cavalli qua che hanno un po' sto atteggiamento, ma dopo due o tre volte che chiarite le cose fin da subito se la mettono via. Non continuano poi durante tutto il lavoro a essere distratti, a saltare per aria. È così se siete ben decisi, perché fidatevi che lui preferisce poi ascoltarvi e fare meno, cioè nel senso dovete anche voi poi appena si abbassa la tensione, rinforzo positivo, pausa. Per esempio il passo iniziale. Con un cavallo così, agitato, giovane o quello che è, i 10 minuti di passo iniziale è meglio farli in altro modo, o alla longia o in giostra o a mano, se non riuscite in altro modo, perché in sella 10 minuti di passo, soprattutto riding lunga, è impossibile. Sono occasione per guardarsi ancora più in giro e per caricare le energie. Quindi piuttosto meno passo, partite prima al trotto e impegnate fin da subito. Così subito lui sa, ah, ok, con questo si lavora, non posso star lì a immaginarmi cose. E dopo un po' se la mette via. E fine. E rinforzo positivo. E dopo la pausa o dopo il passo, quello va bene. Ultimissima cosa, fondamentale, dovete voi iniziare a fidarvi del cavallo. Anche se è difficile, anche se il cavallo, conoscendolo, voi sapete tutto, la storia, tutto come si comporta di solito, e quindi avete sempre un po' l'ansia, ma nel momento in cui scende la tensione, perché voi lo state impegnando e poi rilasciate e poi lo impegnate e poi rilasciate, questo rilasciare dopo un po' è fondamentale. Lasciarlo un po' in distensione, lasciare le redini un po' più lunghe, rinforzo positivo con la voce e farlo andare via più sciolto, pausa, redini lunghe. Poi dovete dare dei segnali di fiducia nei suoi confronti appena possibile, non troppo presto, ma quando sentite che proprio scende. E quella scende per l'impegno, però. Quando sentite dovete lasciare, rilasciare, perché è proprio quel momento che il cavallo apprezzerà. E dove lui dirà, ah, allora funziona così, allora facciamo subito così, no? Che senso ha saltare per aria e lavorare doppio? Che non vuol dire girare per 1000 ore al galoppo, perché voi stancare il cavallo fisicamente non ce la potete fare. Cioè è difficile stancare un cavallo fisicamente, soprattutto se si tratta, come nel mio caso, di un puro sangue. E hai voglia, cioè ciao. 1000 giri di galoppo non servono a niente. Cioè un lavoro sensato dove ci sono girate, transizioni, richiamo, avanzo, richiamo, giro, è molto più efficace che correre all'infinito 100 giri. Non ha alcun senso quello. Di nuovo il cavallo non collega nulla, è come la punizione. Quindi lavoro intenso ma pezzi brevi, cose piccole, e poi però rilascio. Perché è fondamentale il momento del rilascio. Lì lui si rilassa, lì lui si decontrae, lì arrivo a quello che voglio. L'obiettivo della sessione può essere, deve essere solo quello praticamente, quando il cavallo è così teso. Con il tempo tutta questa fase iniziale, fino al momento in cui poi arrivo al rilascio, al momento in cui si rilassa, si distende tutto, all'inizio può durare tutto il lavoro e poi meno. Sempre meno, e dopo da lì sopra si può costruire, perché finché il cavallo è teso non posso costruire nulla sopra. Cioè qualsiasi lavoro io faccio con un cavallo super teso, pronto allo scatto in ogni momento, non ha senso. Cioè non viene, il cavallo non sta neanche pensando a me in quel momento lì, quindi io posso forzarlo a fare cose ma non viene metabolizzato, non costruisco nulla. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e seguite il canale. Se anche il vostro cavallo si comporta in questo modo fatemelo sapere qui sotto nei commenti e descrivetemi un po' la situazione. Appena riesco cerco di rispondere. Ciao ciao, per ora è tutto, alla prossima!